Ciao a tutti, sì, sono finalmente tornata dopo circa un mese e mezzo, quasi due che non faccio video e sono qui per farvi vedere e per dirvi insomma un po' di cose. Allora, partiamo dalla prima. Sì, sono nella casa nuova e ho traslocato e mancano ancora delle cose, ma il grosso diciamo è stato fatto. E volevo prendermi un secondo per ringraziare immensamente tutti i miei amici, il mio ragazzo e anche voi che mi seguite, che mi avete scritto magari come stava andando, che avete fatto esperienze anche voi di trasloco e che è stato un po' traumatico, ma dopo un po' ci si prende. Non ci siamo ancora abituati, io e mia mamma, esattamente a tutte le abitudini di questa casa, perché è una casa molto grande, noi siamo abituati a un appartamentino piccolo e anche perché siamo venuti a convivere con mio nonno, quindi ci sono abitudini che si scontrano brutalmente, anche mentalità che si scontrano brutalmente, è un po' difficile insomma, ma ce la stiamo facendo. E volevo appunto ringraziare i miei amici che loro fisicamente mi hanno aiutato a trasportare, montare i mobili, portare gli scatoloni e mi dispiace anche di aver dovuto chiedere a loro, mi sono sentita abbastanza in colpa perché gli ho tolto del tempo per studiare o comunque per riposarsi, ma li ringrazio veramente tantissimo e senza di loro io non so cosa avrei fatto. Sono successe delle cose sia belle che brutte in questo mese, ma ci sono passata sopra e sono contenta comunque di aver visto le persone vere, gli amici veri che hai vicino, insomma, e sono stata molto felice. Poi sono successe delle cose anche un po' particolari che dopo, quando vi farò vedere i prodotti, magari vi spiegherò. Questa è la nuova postazione delle librerie, le ho messe ad angolo, mi piace un sacco e magari arriverà un bookshelf tour tra poco. Ho finito le lezioni, il 21 ho l'esame, vi dirò magari nel prossimo video com'è andato. Ho passato il mio compleanno, il giorno e la notte del mio compleanno, diciamo la sera prima che sono uscita con mio ragazzo, siamo andati a mangiare la pizza insomma, e siamo stati insieme anche il giorno dopo che sono andata a lezione, ma è stato comunque un giorno molto piacevole. Poi venerdì ho fatto la festa, io compio gli anni mercoledì, il venerdì sera ho fatto la festa, è stata una cosa molto tranquilla, però sono stata molto molto felice di come è venuto realizzato il tutto, le decorazioni, è stata una cosa molto scialla, io non sono da festone, sono una persona molto tranquilla ed è stato bello, è stato molto bello. Ma dopo questo, sì, sono tornata su YouTube, devo vedere adesso come impostare la programmazione dei video, perché appunto non avendo ancora la rete internet buona, ce la devono mettere in teoria in queste settimane, perché hanno detto che ci deve chiamare il tecnico. Comunque penso che farò due video a settimana, se ce la faccio tre, ma vorrei leggere di più questi mesi estivi, vorrei leggere di più, soprattutto disegnare di più, voglio allenarmi molto nel disegno, quindi dopo di questo direi di passare alla parte più succulenta e cospicua di questo video, che è un book haul di circa 3 mesi, da aprile diciamo, ve li farò vedere un po' in ordine sparso. Bando alle ciance, e questo è il book haul di quest'ultimo periodo, che è un tipo a posto di Marco C. Marco, dell'autrice Miriam Towis, non so come si pronunci, in ogni caso la copertina è questa. Ah, fatemi sapere con un commento qui sotto se la nuova postazione vi piace, soprattutto dalla luce, perché qui ho la finestra che mi illumina di immenso, vedete? Ed è edito Marcos y Marcos. Questo libro l'avevo comprato per la BookTube Italia Legge Dipendente, la rubrica che è stata indetta da Eleonora di Miss Sottolino, che saluto e saluto tutti i partecipanti. Purtroppo non sono riuscita a partecipare al mese che c'è la Marcos y Marcos, e probabilmente neanche giugno che c'è nottetempo, dovrebbe essere, per appunto il trasloco, ma ve ne parlerò sicuramente molto presto, perché è un'attrice che mi incuriosisce molto. Mi incuriosiva questo titolo e poi ce n'era anche un altro, ma in teoria questo è stato scritto prima di quello che interessava a me, che doveva essere una storia d'amore. Anche questa è una storia di cittadina, non lo so, mi ricorda molto
una mamma per amica perché siamo in questo paesino piccolo che succedono un po' di cose. Non lo so, cioè mi ispira, credo che sia un'ottima lettura estiva secondo me e costerebbe 17 euro. In ogni caso vi farò sapere molto presto che cosa ne penso perché sono curiosissima. Avevo un buono su Amazon di circa una ventina di euro, forse qualcosa di più, e ho deciso di prendere due libri di cui si è sentito parlare tantissimo in questi ultimi mesi e probabilmente saprete sicuramente di cosa sto parlando, e molto sono due young adult e molto probabilmente voi li avete già letti, mentre io non li ho ancora letti perché non ho avuto tempo. Il primo è Passenger di Alexandra Brecken, il primo titolo di questa autrice che viene tradotto in Italia, mi sembra, perché c'è anche un'altra saga che è The Darkest Minds, che stanno facendo il film, ho visto, dall'Instagram dell'autrice. È uno young adult che parla nei viaggi nel tempo e io sono un amante del Dottor Who, quindi... no, non si vede. E quindi penso che sarà un libro che mi piacerà tantissimo perché è uno sci-fi young adult con viaggi nel tempo. E poi la copertina è bellissima. È edito Sperling & Kupfer e costerebbe 18,90 euro. Consiglio sempre di prendere su Amazon e vi ricordo che qui sotto trovate i link per comprare tutti quanti che almeno... risparmiato un pochino. L'altro libro che ho comprato con questo buono è stato The Glittering Court di Rachel Mead, edito edizioni LSVR, credo sia una casa editrice indipendente, non ne sono sicura perché io non l'ho mai sentita nominare. Ad ogni modo lei è l'autrice dell'Accademia dei Vampiri, una saga amatissima sia qui che in America, di cui è stato tratto anche un film, mi sembra solo il primo. È un libro che consiglio molto magari agli appassionati di Kiera Cass, cioè io non l'ho ancora letto, ma dalla trama che ho potuto leggere mi ricorda molto questo, Kiera Cass con The Selection, perché siamo in la corte rilucente appunto e dovrebbe esserci questa gara insomma con queste ragazze, non lo so. Però mi ispira tantissimo, veramente tanto, e spero di leggerlo in questi mesi. Tutti questi libri che vedete adesso io spero di riuscire a leggerli in questi mesi, così da aver chiuso un po' la TBR, cosa impossibile. Troppi libri, niente. Io, ad ogni modo, The Glittering Court. Fatemi sapere se lo avete letto, che cosa ne avete pensato. E costerebbe 16,90 euro. Libri che ho comprato per conto mio. Il primo è questa meraviglia che... guardate la copertina, ecco. La copertina è blu e oro. E questo è il nuovo libro della nuova serie, credo sarà una trilogia o non so, di Lainey Taylor. Lainey Taylor è l'autrice della Chimera di Praga e questo è il suo nuovo libro ed è meraviglioso. Ta-da! È autografato, cioè non è che è proprio autografato, c'è uno stampo con il suo autografo come per l'edizione di Lady Midnight dell'anno scorso di Cassandra Clare, che c'era lo stampo con il suo autografo, anche Lainey Taylor l'ha fatto. E anche le pagine blu, ha questa bellissima farfalla, falena, non lo so, parla di sogni e il titolo è fantastico, cioè poi io so che mi piacerà perché è della Lainey Taylor, quindi. Un libro che ho comprato io con un piccolo aiuto del mio ragazzo che ringrazio immensamente perché questo libro lo volevo da un sacco di tempo e spero di leggerlo magari a breve così da riprendere in mano questa saga. Lui, finalmente, l'edizione italiana di Storie di illustri shadowhunter e abitanti del mondo dei nascosti di Cassandra Clare e illustrato da Cassandra Jean. Intanto la copertina italiana a me fa impazzire, bellissima, bianca, con questo, con questa trama vittoriana insomma e con il simbolo della luna angelica qui sotto. E è meraviglioso, i disegni sono appunto di Cassandra Jean, che è una illustratrice che disegna sempre per Cassandra Clare, e ci sono tutti i personaggi, anche quelli di Lady Midnight, cioè di tutte, c'è Infernal Devices, partiamo da Infernal Devices, poi c'è
The Mortal Instrument, per poi passare a The Dark Artifices. Sono disegnati con il linguaggio dei fiori vittoriani, quindi ogni personaggio ha un fiore e c'è la sua descrizione, ma sicuramente lo saprete perché lo avrete visto sicuramente in un sacco di video in libreria, è bellissimo. È edito Mondadori e costa 19,90, però diciamo che per questo prezzo ne vale la pena. Ai primi di aprile sono stata al Book Children's Fair di Bologna, una fiera per l'illustrazione per l'infanzia bellissima che, se siete del settore, se vi piace disegnare, se vi piacciono i fumetti, vi consiglio immensamente di andarci. I libri non si possono comprare, non in tutti gli stand, ma è un'ottima fiera per vedere titoli e case editrici sia italiane che straniere. E io ho preso Viola Giramondo della Tunue perché è un fumetto che volevo leggere da quando l'ho visto nel video di Valeria di Read Vlog Repeat, quindi un sacco di tempo fa, ma lei ne ha parlato molto molto spesso di questo fumetto perché le è piaciuto tantissimo. È scritto e disegnato da Teresa Radice e Stefano Torconi, che sono due illustratori che lavorano anche per la Walt Disney. È edito appunto da Tunue Tipi Tondi, quindi quelli per i più piccini, e costerebbe 16,90 euro. Tunue è arrivato. Rovine di Peter Cooper, non so perché a me viene da pronunciare il nome dell'autrice di Milk and Honey. Comunque, Rovine, questo è un Prospero Books molto molto importante, ma bellissimo, i colori sono fantastici. È una storia di vita che seguiamo di due personaggi, di una coppia, e seguiamo anche la farfalla monarca che compie il suo viaggio per arrivare fino al suo punto di ritrovo nel mondo per riprodursi. È una storia molto particolare, bella, molto tormentata anche, però consigliatissima come graphic novel, proprio come grafica, perché l'autore ci ha lavorato veramente tantissimo. Vedendo i colori, sapendo che è stato fatto a mano e poi si è passati sopra con Photoshop, io ammiro tantissimo l'autore. Difatti, ha vinto l'ENISA Award 2016 come miglior graphic novel e è un premio meritatissimo. Costa un pochino, 34,90 euro. Veramente bellissimo e consigliatissimo. Trovate anche la recensione qui sotto nel blog. Vi ricordo che se io non faccio la recensione sul canale, potete trovare la recensione scritta qui sotto al mio blog, che ve lo lascio. Sempre da Tunue è arrivato Forse l'amore che ho già letto. Devo scrivervi la recensione sul blog. È una poesia sull'amore, illustrata sul primo amore, e è un fumetto molto molto carino, molto semplice, devo dire, molto lineare, però veramente carino, tenero, e ci sta. Non lo so, se conoscete una persona molto innamorata, tipo io sono una persona molto innamorata e innamorata dell'amore, delle sue sfaccettature, questo è molto molto carino, e costerebbe 14,90 ed è di Silvia Vecchini e Sualzo. Da Tunue sono arrivati il numero 2 e il numero 3 di Monster Allergy, che aspettavo da un sacco di tempo perché io ho letto il primo e mi sono riappassionata a questo mondo che seguivo da piccola, e avere anche questi numeri mi fa troppo felice, troppo contenta. Non vedo l'ora di leggerli, probabilmente in questi giorni, appena avrò finito di lavorare per l'esame e avrò dato l'esame. Sicuramente li leggerò e me li papperò tutti quanti in un giorno perché sono bellissimi, sono allegri, sono colorati e perfetti per l'estate. Costano tutti 12 euro. Per tornare ai libri, invece, un paio di uscite Newton Compton. La prima richiesta da me è stata Il metodo danese per vivere felici, IG, di Marie Tourol Soderbergh. Scusate, il nome danese, non so il danese, quindi boh. Un libro che avevo richiesto io appunto nel periodo prima di traslocare, che speravo mi desse qualche sprint per essere più allegra, più felice, ma in realtà no. Trovate la recensione qui sotto al blog, così potete vedere cosa ne pensate. C'è anche un altro titolo molto simile, però edito Mondadori, questo è edito Newton Compton e costa 10 euro di copertina. Io lo vedevo sempre in libreria, mi ispirava veramente tantissimo, ma è stato un po' un buco nell'acqua. Altro arrivo non fisico di Newton Compton è stato
La Rosa del Califfo, di cui vi lascio qui la copertina perché è arrivato in ebook. Lo sto attualmente leggendo, mi sta piacendo un sacco, purtroppo sto andando molto lentamente, di questa cosa mi dispiace un sacco perché Renée Adier è bravissima e ha creato un mondo orientale che mi piace da morire, anche perché è un retelling delle Mille e una Notte, sicuramente ne avete sentito parlare, molto consigliato. Restando sugli ebook da De Agostini, sono arrivati gli ebook. Allora abbiamo Wolf, il secondo, di cui vorrei leggere questo mese sia il primo che il secondo. Ryan Groudin è arrivato Raccontami di un giorno perfetto e su mia richiesta e L'universo nei tuoi occhi dell'autrice Jennifer Niven. Due libri young adult che su tematiche molto giovanili, molto forti, che, di cui si sente molto parlare in questo periodo anche per la serie TV che è uscita a 13. Da Rizzoli è arrivato un libro di cui sono super curiosa, che ho sentito un sacco parlare, ed è Io sono buio di Kristen White, un retelling della storia di Dracula che però è una donna, e è edito Fabbri Editori e costerebbe 17,90 euro. Lo devo ancora leggere, spero di recuperarlo in questi mesi. Altro titolo molto fresco che arriva da Wattpad è di Consuelo Yelo Again, quindi dovrebbe essere una specie di fanfiction o comunque di una ragazza che scrive su Wattpad, quindi una storia d'amore molto fresca, molto leggera, molto adatta secondo me sotto l'ombrellone, e quindi speriamo bene. Non lo so. Sono curiosa, sì e no, questo è edito Fabbri Editori Life e costerebbe 16,90 euro. Due nuove entrate nella mia libreria, arrivate proprio venerdì, il giorno che ho festeggiato il mio compleanno, quindi è stato quasi anche come ricevere un regalo, non lo so, è stato molto bello. Edite PM e una uscita molto fresca, mentre l'altra è già in libreria da un po', e vi faccio vedere prima quella che è già in libreria da un bel po' di mesi, ed è Carry On di Rainbow Rowell, la fanfiction scritta da Kat su Fangirl, su questo mondo basato sulla magia con i protagonisti Simon e Buzz, che è una specie di scuola di magia, insomma, molto simile a Harry Potter, che viene proposta nel mondo di Fangirl di Rainbow Rowell, autrice anche di Eleanor Rand Park, libro che io ho amato tantissimo. Mi manca un sacco leggere qualcosa di questa autrice, quindi non vedo l'ora di leggere questo young adult molto fresco. Come ultimo arrivo, The Tower, il millesimo piano di Catherine McGee, arrivato un po' distrutto perché il corriere ha buttato il pacco dentro al cancello. Molto simpatico corriere, grazie. Questo libro io l'avevo adocchiato da quando era uscito in inglese perché la copertina mi piaceva un sacco e ero super curiosa. Poi quando sono stata al Book Children's Fair l'ho visto, ero lì, oh mio Dio, volevo comprarlo, ma non si poteva comprare lì. Ma ad ogni modo è una cosa molto strana, ambientata in questo palazzo, tipo l'Empire State Building, perché dovrebbe essere rimasto solo questo, e c'è appunto la società piramide sotto quelli, i più poveri, in mezzo, insomma, il socio medio, e poi in alto, ovviamente, i ricchi. E deve essere una cosa molto, molto particolare, e sono super, super curiosa. Le risguardie sono una cosa meravigliosa. Non vedo l'ora di leggerlo. Bellissimo, edito PM, e questo costa 17 euro, mentre Carry On costa 17 euro anche questo. Direi di passare ai prodotti perché sono successe delle cose particolari con i prodotti. Come prodotti vi voglio far vedere un po' di cose beauty per la skincare, diciamo. Io sono iscritta a questo sito che si chiama Omaggio Mania, ci si può iscrivere come tester per dei prodotti. Io mi sono iscritta a molti prodotti che mi servivano anche utili, tipo appunto per la skincare, tipo creme, acque micellari, cose di questo genere, ma non pensavo ovviamente che avrei vinto. Invece un giorno nell'altra casa c'era un foglietto di Bartolini che era arrivato un pacco, e io lì io non ho ordinato niente. Mia mamma fortunatamente il giorno dopo era lì, e quindi il corriere è passato, è riuscita a prendere questo pacco perché noi eravamo già di qua, ma lei è andata lì per pulire, non mi ricordo fare cosa, e ha detto, scuotendolo sembra qualcosa di liquido. Io ero lì, boh. Quando l'ha portato a casa, questa dentro.
questa è una delle acque micellari di Garnier, che ne stanno uscendo veramente di tutti i tipi. Questa è acqua micellare bifase con olio d'argan, strucca, deterge, idrata, senza risciacquo, viso, occhi e labbra. È una cosa fenomenale. Allora, sì, sono stata scelta come tester per quest'acqua micellare, non so cosa dovrò fare dopo che l'avrò provata. Ad ogni modo sono 400 ml. Non so dirvi il prezzo, purtroppo, avendola ricevuto appunto gratuitamente. E in ogni caso si deve scuotere finché non diventa di un colore tipo questo uniforme, sui dischetti di cotone, e si passa appunto sul viso. È veramente fantastica, specialmente magari se siete pigre come me e andate a letto truccate la mattina, avete tutti quanti gli occhi e le salviette vi irritano. Questa è fantastica perché appunto la mettete sul dischetto e la passate, un po' oleosa perché appunto ha l'olio d'argan e quindi idrata la pelle, non vi fa male, anzi è molto piacevole come sensazione. L'odore non è particolarmente fastidioso. È ottimo. Parlando di tester e di cose che sono arrivate gratuitamente, il sito Ipsos iSay, che sono iscritta perché è quello dove faccio i sondaggi, dove prendere i punti per poi comprare con questi punti dei buoni Amazon, sono arrivati 5 profumi in questo formato qui, che sembrano tipo smalti, e ne sono arrivati 5 appunto, dove c'era scritto che avrei dovuto provarne uno per ogni giorno per 5 giorni, poi fare il sondaggio e loro mi avrebbero dato i punti e poi avrei potuto ottenere le fragranze. Sono 5, me ne piacciono 2 su 5. Questa qui è la V, era la prima che andava portata. Vedete, sono fatti da smalti ma poi sono tipo così a profumo. Il prodotto che invece ho comprato io è stata una crema di una azienda che fa creme bio, di cui io avevo il siero, e ho deciso di comprare però la crema viso idratante, che ne basta pochissima. È dell'Idea crema viso idratante all'uva spina e al fico, che è in questo formato qui. Basta pochissimo prodotto, adesso l'ho addosso e io la metto sia la mattina che la sera, magari prima di andare a dormire. Ha un profumo che mi piace un sacco, leggero, estivo, dolce, buono, non ingrassa la pelle, non è oleosa, anzi si assorbe subito, lascia la pelle abbastanza idratata, specialmente nella zona T dove appunto io sono più secca, e anche qui. Ed è veramente, costa sui 9 euro ed è consigliata per chi magari non può come me spendere troppo per una crema ma vuole comunque qualcosa di biologico, perché io tendo di più al bio che nelle cose chimiche, quelle da mettere in faccia, e direi ottima. Passando invece all'haul vestiti, in questi mesi non ho comprato tanto, ho comprato 2 cose e ieri mi sono fatto un regalo e ho comprato un paio di scarpe. Ad ogni modo vi faccio vedere questi vestiti. Prima è una cosa di cui io l'ho vista e me ne sono innamorata, e poi quando mi è arrivato il messaggio e avevo un po' di sconto da Camaier, che è un negozio che si trova qui nel centro commerciale vicino a me, ho detto io non posso non comprare questa cosa, e l'ho pagata con lo sconto, mi sembra 27 euro, ed è questa gonna qui. È una midi dress, midi skirt, plissettata, rosa cipria. La telecamera riesce abbastanza, almeno da qui adesso, non so poi al computer, a farvi vedere il colore vero. L'ho portata già 2 volte, io sono alta 1,60, quindi sono una nanetta insomma, ma nonostante questo, questa gonna mi sta bene anche con le scarpe basse, sia con le scarpe alte che con le scarpe basse, e quasi quasi me la rimetto anche stasera, non lo so, ma è bellissima. E è un tessuto abbastanza fresco, leggero, ottima per la sera adesso, e bellissima. Secondo me si potrà portare benissimo anche d'inverno, magari con un paio di calze molto pesanti sotto, perché è veramente ottima, anche perché si può mettere sia con una maglia sportiva e vi fa praticamente tutto l'outfit, e o anche con una maglia più elegante tipo questa, che ci sta benissimo, poi nero rosa o grigio rosa, marrone e rosa, a me piace un sacco, e bianco e rosa, meravigliosa. Dopodiché ho comprato un vestito sempre rosa che non dovrei far vedere in questo video perché è il vestito per l'anniversario. Appena l'ho visto me ne sono innamorata e non ho potuto fare a meno di prenderlo, e visto che avevo un po' di soldi perché ho venduto delle cose l'ho preso. È il davanti, vedete, con questo scollo
profondo ma non così tanto, stretto qui in vita e dopodiché ha questo dettaglio sotto in pizzo molto molto carino. Arriva sopra al ginocchio, leggermente sopra al ginocchio, molto elegante, molto fresco, bellissimo, adattissimo all'estate ed è del negozio Nunalai, che io amo. Questi vestiti, cose veramente fatte bene, costano un po' perché questo l'ho pagato 44,99, è un XS. Perché vestono un po' larghi i loro vestiti ed è il terzo vestito che mi compro da questo negozio così, ma sono fatti benissimo. Cosa? Un paio di scarpe che mi sono comprata perché avevo appunto un po' di sconto, invece che 60 euro le ho pagate 53. È una scarpa da ginnastica di una marca che io non ho mai 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 comprato. No, anzi sì, una volta, però non le porto più quelle scarpe perché mi sono strette. Le scarpe in questione sono il modello WMNS Nike Tanjan, quindi non so, le ho comprate da Bata perché stavo cercando un paio di scarpe comode che non mi facciano venire mal di schiena, però lì alla Bata purtroppo non hanno le Adidas che piacciono a me, però mi sono provata le Nike, queste, e mi stanno bene, mi piacciono un sacco, posso metterle più o meno con tutto, mi danno una bella forma e poi sono comode, comodissime, veramente comode. E sono queste. Le ho provate anche in grigio, ma siccome chiare ce le ho già, ho preferito prenderle così. Sono leggere, ma secondo me si possono portare anche in autunno, forse. In inverno inoltrato, io che sono freddolosa no, però boh, mi piacciono un sacco e stasera voglio mettermele, quindi forse non mi metto la gonna rosa. Bellissime, non vedo l'ora di mettermele per uscire perché sono, non lo so, mi piacciono un sacco. Passiamo ai regali di compleanno, che però ne manca uno, quello più grande da tutti i miei amici che deve ancora arrivare, quindi casomai vi aggiungerò una clip quando me lo daranno a questo video. E parto a farvi vedere. Allora, mia zia e mia nonna mi hanno regalato dei soldi con cui mi sono comprata da vestire in internet. Quindi vi farò il video spacchettamento quando arrivano queste cose e anche try on haul perché sono veramente super curiosa. Perché non ho mai ordinato da questo sito. È un sito italiano, anzi, sì, vabbè, nel sito italiano. Quindi sono super super curiosa perché non ho speso tanto, ma ho preso delle belle cosine. Quindi sono super curiosa. Poi invece l'altra mia zia e i miei zii, diciamo, mi hanno regalato la festa, nel senso che mi hanno lasciato usufruire del gazebo a casa loro, che è venuta una cosa molto carina. Ho messo anche una foto su Instagram, che casomai vi lascio qui. Di sera era molto bello perché il mio ragazzo abbiamo attaccato tutte le lucette, era bellissimo. Purtroppo non ho fatto una foto di sera, mi dispiace un sacco, ma tipo a un certo punto mi sono messa fuori quando era sera dal gazebo a vedere con tutte le lucette, era meraviglioso. E poi mia zia mi ha regalato la torta di compleanno, che è questa qui, e l'ha fatta lei, quindi è stato un regalo super apprezzato, specialmente anche dai miei amici che molti hanno fatto il bis, quindi super apprezzato, quindi grazie mille zia, è piaciuta molto la torta. E poi il mio ragazzo mi ha regalato queste, che sono un paio di cuffie che mi servivano perché la mia gatta mi ha mangiato quelle dell'iPhone, le cuffiette, gli auricolari. Quindi mi ha regalato queste che sono della Sony, sono bianche. Io ho un problema, che le cuffie così mi fanno male alle orecchie, perché io ho le orecchie piccole e mi fanno male. Poi io sono andata da mia cugina, e lei ce le ha uguali ma rosse, le ho provate e non mi facevano male. E lui me le ha regalate, cioè io non sapevo veramente cosa mi avesse regalato, ero super curiosa. Queste non mi fanno male perché prima l'unica marca che non mi facevano male delle cuffie erano le Marshall, ma le Marshall costano 100 euro, quindi lasciamo stare. E lui mi ha regalato queste che sono della Sony,
bianche con l'interno del padiglione qui grigio molto molto carino. E poi mi ha regalato una cosa bellissima di cui sono stata troppo felice perché non me l'aspettavo, perché dicevo, ma no, non mi prende una cosa così, insomma, non è utile, non è, cioè, una cosa molto futile, insomma, è una cosa così, però è una cosa da collezione che mi piace tanto. Un sacco di tempo il pop di Rapunzel. Allora, io volevo quella con la treccia e quando io la parlo gli faccio, cioè non volevo offenderlo, però come mai mi hai preso questa che ha i capelli sciolti? Perché io avevo messo priorità alta quella con la treccia che mi piace un sacco, mi fa, perché l'altra arrivava troppo tardi e volevo dartelo il tuo compleanno, quindi è stato, vabbè, super dolce, perché ah, carinissima, guardate quanto bella è. Quindi adesso ho due principesse Disney, lei è bellissima. E ovviamente ha anche il suo Pascal piccolino qui. Bello, 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 bellissimo. Da un altro gruppo di miei amici invece ho ricevuto questo. Vi è familiare? Se vi ricordate, a Natale mio fratello mi aveva regalato una cosa simile, ma quello di mio fratello lui ha comprato l'astuccio e lo ha settato lui, cioè ha scelto lui cosa metterci dentro, mentre questo in teoria si compra già fatto così ed è un astuccio muy professional per il disegno. Guardate quante matite! Allora, ci sono per gli interessati al disegno abbiamo tre carboncini di durezza uguale della marca Marco. Abbiamo un sacco di matite, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 matite. Abbiamo un HB, 2, 2H, una B, 1, 2, 3, 4, 2B, 2, 3B, 4, 4B. Questa è una 5B, 6B, 7B e 8, 8B. Dopodiché abbiamo un taglierino che è sempre utile. Questo aggeggio qui, per chi se lo stesse chiedendo, è un allungamatite, ovvero quando voi avete la matita che non è più così, ma magari è un moncherino così, la potete mettere qui dentro. E vi diventa una matita, sì, ok, adesso è tipo una spada laser, anzi una bacchetta di Harry Potter. Vabbè, comunque molto utile per quando avete i moncherini di matite che potete utilizzarle finché non sono proprio all'osso ed è molto utile. Poi ci sono tre sfumini, questi qui per chi se li stesse chiedendo sono sfumini. Sotto abbiamo una gomma pane e una gomma normale che ho provato stamattina e non va male, nonostante la marca sconosciuta, non va male. E quindi io ringrazio ancora tantissimo Irene, Laura e Loris per avermelo regalato. Bene, per sapere cosa mi hanno regalato i miei amici, devo ancora aspettare un paio di giorni. Ad ogni modo, aggiungerò la clip qui, quindi gustatevela quando la vedrete. Io vi ringrazio tantissimo per tutti i messaggi che mi avete mandato, per avermi seguito su Instagram e per i nuovi iscritti, per esservi iscritti anche se non facevo video da tanto. Vi ringrazio immensamente, spero che questo video molto lungo vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti e ancora grazie mille. Ciao!